Altro zero per Civitavecchia e per tutta l'ASL Roma 4 nel conteggio quotidiano della Regione Lazio sui nuovi casi di Covid-19, un decesso a Cerveteri. Nel corso della trasmissione TRC Mattina Live, il vice sindaco Grasso ha definito lunatico il presidente di CSP Carbone, una battuta ironica ma indicativa dei rapporti tra le parti. Sottoscritto ieri un protocollo d'intesa tra CFFT, la Laziale Distribuzione, il CAC e la Innovative Logistic Projects Consulting per rilanciare il settore merceologico. È stato presentato il progetto che nelle intenzioni dell'associazione Base Nautica La Frasca dovrebbe risolvere il problema legato all'utilizzo del tanto discusso pontile. Buonasera, ancora 1-0 dunque per Civitavecchia e più in generale per tutta la ASL Roma 4 e per quel che riguarda il conteggio dei nuovi casi positivi di Covid-19. La Regione Lazio ha comunicato che non vi sono oggi nuovi casi positivi riscontrati nel territorio di competenza dell'azienda sanitaria locale. È avvenuto però un decesso, si tratta di una donna di Cerveteri di 73 anni. Tre i guariti a Civitavecchia, dove dall'inizio dell'epidemia sono stati 289 i positivi riscontrati, compresi 34 decessi e 201 guariti, per un totale di 54 positivi allo stato attuale. Potrebbe arrivare un'ordinanza sindacale a disciplinare la cosiddetta movida del weekend nelle zone calde di Civitavecchia, dove lo scorso fine settimana si sono verificati pericolosi assembramenti. Questo sembra essere l'intendimento dell'amministrazione comunale dopo un lungo vertice svoltosi ieri a Palazzo del Pincio. Intanto la curva dei contagi, prendendo a spunto il report fornito ieri, continua la sua discesa. Ma vediamo il servizio. Anche ieri 1-0, addirittura il sesto consecutivo nella casella nuovi contagi. Continua dunque fortunatamente il progressivo ridimensionamento del fenomeno coronavirus a Civitavecchia. Sei giorni consecutivi senza che sia pervenuta alcuna positività e peraltro in un periodo nel quale vengono effettuati numerosi tamponi a diverse categorie sociali, non può che essere salutato con grande soddisfazione. È un segnale importante che quanto messo in campo a tutti i livelli nella città, nonostante qualche polemica che sarebbe stato meglio lasciare da parte, ha funzionato egregiamente, almeno per quanto concerne il contenimento del contagio. Vale sempre la pena di ricordare che in un particolare momento Civitavecchia aveva ben tre focolai. Importante anche la progressiva salita delle persone guarite e l'altrettanto positiva discesa di quelle malate. Alla data di ieri erano rimaste soltanto 56 le persone affette dal virus. Proprio di fronte ad un quadro così incoraggiante vale la pena di sottolineare, lo faremo fino alla noia, che per continuare così e non tornare indietro è fondamentale osservare le norme di sicurezza consigliate dagli esperti, ovvero indossare la mascherina, lavarsi frequentemente le mani e rispettare la distanza di almeno un metro rispetto alle altre persone. E proprio sugli atteggiamenti da tenere in considerazione di quanto avvenuto lo scorso weekend, in particolare al Pirgo, si è svolto ieri a Palazzo del Pincio un lungo vertice al quale hanno partecipato rappresentanti dell'amministrazione comunale e della polizia locale. Non è escluso che al fine di evitare ulteriori situazioni di rischio, il sindaco tedesco non emetta una specifica ordinanza. A seguito dell'appello Simeo, che invita a considerare la medicina d'urgenza come un bene pubblico da difendere, la direzione aziendale della ASL RM4 ha voluto ringraziare tutti i professionisti della medicina d'urgenza che si sono adoperati allo stremo delle forze per la sicurezza di tutti. Un grazie particolare al dottor Susi, scrivono dall'ASL, primario del pronto soccorso, e al dottor Di Gennaro, ma davvero il ringraziamento va a tutti, indistintamente. Il lavoro dei nostri medici e infermieri è una preziosa risorsa. La fase 2 ci vede in ripresa, ma non dobbiamo dimenticare il nostro passato più prossimo. Il lavoro molto spesso estenuante dei professionisti che per proteggere il paziente e contenere il virus hanno sacrificato anche la loro vita privata. Cambiamo argomento. Una battuta ironica, allo stesso tempo indicativa però dei rapporti che si respirano tra il vice sindaco Massimiliano Grasso e il presidente di Civitavecchia Servizi Pubblici, l'avvocato Antonio Carbone. Quest'ultimo è stato definito lunatico dallo stesso assessore alle partecipate nel corso del dibattito con la capogruppo del Movimento 5 Stelle Daniela Lucernoni, che c'è stato all'interno della trasmissione TRC Mattina Live. Vediamo. Nel senso che l'amministrazione comunale intende fare di tutto, e mi pare che lo stiamo dimostrando,
per cercare di salvare l'azienda, quindi i dipendenti, e di far stare, di renderla sostenibile anche per il socio, che è Non comunque è quello che sostiene il il vostro amministratore Carbone, anzi, dice che Ma alcuni vabbè, puntano al Carbone. fallimento e alla privatizzazione, ma vabbè. Carbone mi pare che sia abbastanza lunatico nelle sue esternazioni, quindi diciamo che lasciano il tempo che trovano. È molto più politico di quei L'ha detto alla politici stampa, ci sono i sì, virgolettati, ma infatti. ora È molto più politico nelle sue dichiarazioni rispetto a quei politici che dice da cui volersi distaccare, insomma. Ma adesso non è questo il tema. La crisi in atto nella maggioranza che governa Palazzo del Pincio arrivi in Consiglio Comunale. Ad avanzare la richiesta con una nota congiunta sono la segreteria e il gruppo consigliare del Partito Democratico, per i quali il sindaco ha il dovere di riferire al Consiglio Comunale sullo stato di salute della maggioranza, così come ha il dovere di rendere pubblici i programmi e i progetti, ammesso che ci siano, per uscire da questa situazione di stallo. I Dem osservano ancora che non è casuale che da quasi un anno dall'insediamento dell'amministrazione di centrodestra, la città è ferma, senza che sia stata avviata un'opera importante, né proposto un progetto di qualche rilievo. Il PD ritiene che sia improcrastinabile la convocazione del Consiglio Comunale per discutere delle reali condizioni del governo cittadino e delle sue prospettive, sottolineando che l'incertezza amministrativa, la sensazione di precarietà e l'immobilismo che ne consegue aggravano notevolmente la già difficile situazione che la città sta vivendo. Una sinergia tra le squadre di operatori addetti allo spazzamento delle strade, alla pulizia di marciapiedi e cigli stradali e di quelli addetti allo sfalcio e pulizia del verde, attraverso una calendarizzazione indicativa mensile e poi nel dettaglio settimanale di tutti gli interventi. È la strada seguita da CSP per rispondere alle esigenze della cittadinanza in un'ottica di città verde, pulita ed accogliente per cittadini e turisti, continuando ovviamente a garantire le normali quotidiane attività di pulizia. È in corso di attuazione infatti un piano calendarizzato settimanalmente e coordinato tra i diversi servizi che interesserà tutti i quartieri cittadini per ripulire strade, parchi, marciapiedi, bordi e cigli stradali, sia del centro che della periferia. Le squadre sono composte da operatori addetti allo spazzamento e da addetti allo sfalcio e pulizia del verde pubblico. Gli interventi sono stati già eseguiti a via Alfio Flores, alla zona industriale e nell'area della Scaglia. È stata poi la volta di San Liborio e della zona Oliveto. Fino a sabato le squadre saranno ancora una volta impegnate a San Liborio per ripulire tutti i bordi stradali e i marciapiedi. Nelle prossime settimane i lavori proseguiranno a San Gordiano. Torniamo alla politica. Il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle ha presentato una mozione dopo le segnalazioni ricevute dai residenti di Via Terme di Traiano che da mesi lamentano un incremento importante del passaggio di mezzi pesanti che, oltre al frastuono e il precoce deterioramento dell'asfalto, lasciano anche scie maleodoranti nella zona. Abbiamo presentato una mozione per portare ufficialmente il problema all'attenzione del sindaco e della giunta, scrivono Lucernoni, Dantò e Lecis, chiedendo l'individuazione di un percorso alternativo soprattutto per le decine di TIR che quotidianamente si recano a Civitavecchia per il conferimento dei rifiuti in discarica. È ormai passato quasi un anno, le foto e i filmati del sindaco che si fa ritrarre, ad esempio, mentre lotta contro i TIR della Monnezza per promuoversi, ormai non fanno più breccia nell'opinione pubblica. È arrivato quindi il momento di tirar fuori finalmente questa fantomatica squadra del fare tanto propagandata in campagna elettorale. Cambiamo ancora una volta argomento. In un momento di particolare difficoltà sul piano economico a causa del coronavirus, arriva un'ottima notizia per lo sviluppo e probabilmente per l'occupazione a Civitavecchia. È stato infatti siglato ufficialmente ieri il protocollo d'intesa tra la Civitavecchia Fruits and Forest Terminal, la Laziale Distribuzione SPA, il Consorzio Autotrasportatori Civitavecchia e la Innovative Logistic Projects Consulting per la promozione del mercato dei servizi di trasporto e della logistica nel bacino d'utenza tra Civitavecchia e la zona di Pomezia Santa Palomba. Il nostro servizio, vediamo.
In tempi di coronavirus, ovvero di una pandemia che sta mettendo in ginocchio l'economia di Civitavecchia, che fino a 3 mesi fa viveva in gran parte dei ricavi assicurati dal porto e in particolare dal traffico crocieristico e da quello passeggeri, deve essere salutato con grande speranza il protocollo d'intesa sottoscritto ieri tra la Civitavecchia Fruits and Forest Terminal, la Laziale Distribuzione SPA, il Consorzio Autotrasportatori Civitavecchia e la Innovative Logistic Project Consulting, una start-up particolarmente importante che opera nel settore del trasporto delle merci e della logistica. Oggetto del protocollo d'intesa è quello di promuovere il mercato dei servizi di trasporto e della logistica nel bacino d'utenza tra Civitavecchia e la zona di Pomezia Santa Palomba. I 4 soggetti firmatari intendono dare vita ad una collaborazione per lo sviluppo di un'attività congiunta da cui far derivare un significativo contributo al miglioramento della sostenibilità e della innovazione del trasporto merci e della logistica, più in generale per quanto concerne la relazione tra l'area di Civitavecchia e quella di Pomezia e Santa Palomba. Si avvarranno anche di azioni di marketing volte ad attrarre e gestire nuovi traffici o a gestire traffici già esistenti, il tutto volto comunque a migliorare il servizio e i risultati percepiti dagli stakeholder. Nel protocollo d'intesa viene individuato il porto di Civitavecchia quale asset fondamentale per lo sviluppo ordinato e dialogante per un'offerta complessiva di servizi logistici e di quelli a valore aggiunto. Punta infine a coinvolgere tutte le amministrazioni, ovvero autorità portuale, dogana, regione, comune e ministeri, per lo snellimento sia delle singole fasi operative che dell'intero ciclo logistico e per realizzare tutte quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare l'immagine, l'attività e la professionalità del territorio. Il CEO di CFFT, Steven Clerks, spiega che l'accordo va visto in virtù dell'importanza di sviluppare i traffici partendo dalla considerazione che Santa Palomba è il primo mercato del centro Italia. È un passo, a suo giudizio, fondamentale in funzione del rilancio del porto, del retroporto e dell'interporto, visto che può contare sul collegamento di un'area di oltre 1,5 milioni di metri quadrati al momento servita per l'80% dal porto di Napoli. Importanti per fare in modo che l'accordo possa portare a risultati straordinari, secondo Clerks, saranno il collegamento ferroviario tra lo scalo marittimo, l'interporto e Pomezia e l'accelerazione delle procedure doganali. In quel caso, anticipa, davvero Civitavecchia potrà diventare la protagonista della rinascita economica del Lazio dopo la catastrofe rappresentata dal coronavirus. E rimaniamo sullo stesso tema, colgo con soddisfazione la notizia del protocollo d'intesa siglato dalla Civitavecchia Fruit and Forest, ovvero CFFT, la Laziale Distribuzione SPA, il Consorzio Autotrasportatori Civitavecchia, ovvero CAC, e la Innovative Logistics Projects Consulting. Lo dichiara il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Martin Reno, Centro Settentrionale, Francesco Maria Di Maio, che esprime il suo apprezzamento per il lavoro che stanno portando avanti la CFFT e il CAC nella direzione di un effettivo rilancio, se non addirittura di una vera e propria partenza, del settore commerciale del porto di Civitavecchia e del suo retroporto. L'autorità di sistema portuale farà il possibile, per quanto di sua competenza, per favorire i programmi previsti dal protocollo siglato ieri. E a partire da domani tutti i varchi pedonali di accesso al porto di Civitavecchia riapriranno al transito in ingresso e in uscita. La Capitaneria di Porto di Civitavecchia, con il concorde parere dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale e dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, ha ritenuto opportuno in via sperimentale procedere alla riapertura ordinaria. Dal 16 marzo scorso tutti i varchi erano stati infatti interdetti in ottemperanza alle previsioni nazionali e locali in tema di emergenza epidemiologica da Covid-19. L'ordinanza consentirà il libero transito da tutti i varchi pedonali dalle ore 6 alle ore 20 e dal lunedì al venerdì e dalle ore 6 alle 14 nei giorni festivi e prefestivi. Durante le restanti fasce orarie l'ingresso consentito unicamente agli aventi titolo per esigenze lavorative o situazioni di necessità potrà avvenire dal solo varco Fortezza, il quale resterà comunque sempre aperto per 24 ore al transito in uscita. L'ammiraglio Vincenzo Leone, comandante del porto, raccomanda a tutti coloro che vorranno utilizzare le aree del porto storico per passeggiare di assicurare, almeno fino a quando l'emergenza sanitaria non sarà che un lontano ricordo, atteggiamenti e comportamenti tali da non mettere in difficoltà gli operatori dedicati al controllo, imponendo in tal modo la revoca del provvedimento.
ancora una novità sul fronte della vicenda ormai nota come lo scivolo della Frasca. L'associazione Base Nautica ha infatti presentato l'annunciato progetto che prevede la messa in concessione di una piccola area che possa consentire non solo la regolarizzazione dello scivolo, ma anche la realizzazione in mare di 30 boe per l'ormeggio di piccole imbarcazioni. Adesso la parola passa alle autorità competenti. Vediamo il servizio. È stato ufficialmente presentato ieri il progetto che, nelle intenzioni dell'associazione Base Nautica alla Frasca, dovrebbe risolvere il problema legato all'utilizzo del pontile utilizzato per consentire di calare in mare le barche e la cui area dovrebbe essere interdetta in conseguenza di un provvedimento sollecitato dall'autorità giudiziaria. L'associazione ricorda di aver promosso incontri per illustrare il progetto già dal novembre scorso, confrontandosi con autorità portuale, capitaneria di porto e direttamente col sindaco tedesco, il quale ha poi risposto con una lettera nella quale informava del suo gradimento. Il progetto, redatto dalla geometra Fabio Izzi, parte dalla possibilità che all'associazione venga dato in concessione un piccolo tratto di costa. Si parla di circa 200 metri su un totale di 4.000 che sarebbero utilizzati soltanto per attacchi alla boa in mare aperto, senza quindi alcuna opera che porti a modifiche nel piccolo golfo della Frasca. Viene previsto anche il mantenimento dell'attuale scivolo, l'unico presente, ricorda l'associazione, in un raggio di numerosi chilometri che viene utilizzato a costo zero, oltre che da moltissimi cittadini, anche dai mezzi dei vigili del fuoco. L'intendimento dell'associazione è quindi quello di mantenere una tradizione marinara che consenta, come sempre avvenuto in passato, di far appassionare al mare a costo zero tanti ragazzi. Sempre l'associazione ricorda riguardo che ormeggiare una barca, anche piccola, a mare aperto, richiede una conoscenza del tempo, dei venti e delle procedure che possano evitare di perdere il natante. Adesso parte l'iter autorizzativo e la palla passa direttamente alle autorità marittime. A seguito della segnalazione inviata dal Comune ad Arpalazio, Regione, Città Metropolitana, ASL e Capitaneria di Porto, martedì Arpalazio ha inviato personale qualificato alla Frasca per le indagini in merito al fenomeno della moria di pesci. Attendiamo a breve l'esito degli esami dei campioni prelevati da ARPA, spiega l'assessore all'ambiente Manuel Magliani, corredati da una relazione così come riscontro da parte degli altri enti interessati. Il Comune intende portare avanti rapidamente ogni azione per fare chiarezza su questo fenomeno che troppe volte si è presentato e è rimasto senza soluzione. Poste Italiane prosegue nel programma di ripristino delle consuete giornate di apertura e comunica che da lunedì prossimo tutti i 5 uffici postali di Civitavecchia torneranno disponibili secondo gli orari pre-Covid. Anche l'ufficio postale di Borgata Aurelia sarà infatti operativo su 6 giorni, dal lunedì al sabato. Quindi tutti gli uffici locali saranno aperti su 6 giorni, dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, con l'eccezione di quello centrale di via Giordano Bruno, che osserva orario continuato fino alle 19.05. Poste Italiane invita i cittadini ad entrare negli uffici avendo cura, ove possibile, di indossare dispositivi di protezione personale, di entrare in ufficio solo all'uscita dei clienti precedenti e di tenere la distanza di almeno un metro, sia in attesa all'esterno degli uffici che nelle sale aperte al pubblico. Passiamo ora a una questione che riguarda lo sport. 8 lunghe ore di riunione sono state necessarie all'Aula Pucci per concludere l'incontro tra l'ufficio sport, il consigliere Marco Iacomelli, insieme alla fiduciaria Conio Di Iorio, il rappresentante territoriale WISP Assioma e i rappresentanti di tutte le associazioni sportive della città, divise in base alla disciplina e al diverso tipo di sport, dall'individuale allo sport di squadra, passando per la danza e il fitness, gli sport di combattimento e acquatici. Ho registrato la volontà di riaprire gli impianti, spiega il delegato Matteo Iacomelli, una volontà che è sposata in pieno dall'amministrazione comunale. Noi vogliamo che lo sport riparta, naturalmente con tutte le accortezze e le distanze necessarie, ma bisogna riaprire gli impianti. L'invito è pertanto quello di tornare a fare attività tutelando quel grande patrimonio sportivo che Civitavecchia ha avuto da sempre. L'amministrazione intanto si sta adoperando per trovare soluzioni
istruzioni per tutti coloro che cercano spazi all'aperto per svolgere la loro disciplina, come sta accadendo per le scuole di danza che si sono riunite in un comitato facendo richieste precise al Comune. E con questa notizia termina questa edizione serale del nostro telegiornale, ma restate con noi. Vi ricordiamo di seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, oltre che sul nostro sito www.trcgiornale.it. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.